Voglio ringraziare Andrea Orlando per la generosità con cui ha messo la sua storia, la sua competenza a servizio della sua gente e della sua regione. Grazie Andrea, grazie perché è una persona per bene e ne abbiamo bisogno, perché è una persona rigorosa, perché è uno che non si è arricchito facendo politica in tanti anni, perché è uno che ha messo sempre avanti l'interesse collettivo, a qualsiasi tipo di interesse privato o personale. Perché sì, noi vogliamo una Liguria che sia governata nell'interesse di tutti e non di pochi e non certo di toti. Perché si scrive Bucci, ma si legge Toti. È la piena continuità con un sistema di potere che dobbiamo lasciare alle spalle della Liguria. È la piena continuità al punto che Bucci la rivendica questa continuità. È la piena continuità al punto che, ho saputo, ha candidato l'assessore alla salute come capolista. Ma come se fosse andato tutto bene. No che non è andato bene, perché noi difenderemo la sanità pubblica dalle vostre privatizzazioni e dai vostri tagli, che non avete neanche il coraggio di ammettere. Noi abbiamo al governo la prima presidente del Consiglio donna. Ma la prima presidente del Consiglio donna sa benissimo che cosa accade in Liguria e che cosa accade in Italia quando taglia la sanità pubblica, quando taglia le pensioni, particolarmente quelle delle donne, quando taglia sul sociale, perché non ha mandato un euro ai comuni e questa manovra taglia complessivamente 7 miliardi agli enti locali e regionali. Sanno benissimo quello che accade, lo sa per prima Giorgia Meloni. Accade che purtroppo il carico di cura rimane tutto sulle spalle delle famiglie e dentro le famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne. Non accettiamolo, ribelliamoci col voto. Non accettiamo questo stato di cose, perché così le donne rimangono indietro. E guardate, lo dico sempre, c'è una bella differenza tra le leadership femminili e le leadership femministe, cioè che non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batta per i diritti di tutte le altre donne di questo paese e per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte le altre donne di questo paese. E se guida un partito e una destra che anche nelle parole del candidato Bucci dimostra di relegare le donne al ruolo di uteri viventi e di welfare vivente. Il valore e il contributo delle donne alla società non si misura nel numero di figli che fanno. È una visione che noi non accettiamo. E allora su queste idee, su queste proposte, su questi valori proviamo a dare un contributo in queste ultime ore fondamentali della campagna di Andrea Orlando. Facciamolo appunto tenendo cari non solo le proposte ma quei valori che alla fine non dobbiamo cercare lontano, perché sono valori che sono incardinati e incastonati nella nostra Costituzione, che è bella, è repubblicana, è laica, è ancora tanto da attuare, ma è soprattutto, come tutte e tutti noi l'avete ricordato, una Costituzione antifascista. Antifascista, lo rivendichiamo con orgoglio anche per chi ci ha giurato sopra e ancora non lo riesce a dire. E allora, invece che raccontarci che l'occupazione non è mai stata così alta dai tempi di Garibaldi, dico a Giorgia Meloni di lasciare stare i nostri eroi repubblicani e preoccuparsi dei suoi amici nostalgici repubblichini. Andiamo avanti. Andiamo a vincere, forza Liguria, forza Andrea Orlando, e viva tutta la nostra coalizione, e viva l'Italia antifascista!